Everybody is surfing on JTV. Sì ragazzi, ero in onda, non so se l'avete capito, ma prima io ho fatto un'anticipazione troppo grandiosa. Stavo parlando di un personaggio unico, ma non era un personaggio storico, sarà un personaggio ecologico. Forse sì, anche perché col suo bricolage recupera di tutti di più. E di che sto parlando? Ma di Pitu Tatu. Ciao da Pitu Tatu. Basta, basta, comincio. Oggi vi volevo raccontare come si fa un quadretto bellissimo. No, io devo subito iniziare perché è troppo bello. Questo voglio farlo vedere tutti quanti bene, 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 bene. E l'ho fatto con i bottoni, si capiva? Non si capiva. Come attaccare bottone? A chi li hai rubati? A chi hai rubato tutti quei bottoni? No, devi vedere a casa mia gli armadi adesso. Non ce n'è più neanche un vestito intero. Appena lo metti su, nuda, nuda, nuda. Allora, si comincia. Come? Nuda. Nuda. Ok, andiamo avanti. Mi distrai, Bastiano. Vabbè, si prende una cornicetta e si comprano nel colorifici, così si prendono tutte le misure che si vogliono e poi si va in giro così per provare la bellezza di andare in giro con una cornice. Si va in giro così per un po' di tempo, no? Per collaudarla. Poi si decide che è il formato giusto perché è troppo bello. Vabbè, si prende anche un basamento incompensato che noi andremo ad attaccare. Una piastrellina, attaccare. Come parli complesso, una piastrellina. Un pezzo di legno. Un pezzo di legno a un forma quadrata. Un pezzo di legno, magari compensa, insomma, quello che ci avete. No, però se hai di legno è meglio. Hai studiato troppo tu. Scusi? Hai studiato troppo. No, si posa delicatamente il legno dietro. Aspetta, tiriamo via l'esempio, vado qua così. E guardate che anche questo qui è riciclato, si può trovare in giro, non è che c'è bisogno di sfasciare i quadri veri. Poi, con i chiodi, martello e senza dita. Attenzione alle dita, attenzione. I chiodi! Si va a fissare questo fantastico pezzo di legno. Si va a martellare. E lo si fissa. Occhio alle dita, le dita, le dita. Ma tutti stanno attenti alle dita perché servono per fare un sacco di cose, per fare piriccio! Vabbè, si mette su così e poi col colore che potrebbe essere acrilico, io uso sempre gli acrilici perché sono troppo, cioè ce ne ho, se no si può usare anche la tempera. Si prende il colore, troc 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 e... Si prende un pennello, croc 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 e... Rifammi il verso! È bravo anche Bastiano, sta diventando bravissimo! Poi qua dentro ho posizionato uno a uno, figurati, i bottoni dei vestiti della vicina di casa, perché a casa mia non riconosco quelli della mia camicia, questi qua, guarda che li riconosco. Ma è beccato. dopo facciamo i conti. No, scappo prima. Poi sempre col fantastico silicone, che ormai sì, è parte integrante di Pitu Tatu, il silicone. Sì, silicone, sì, è silicone. Per me tu sei fatta di silicone. Ma scoperto. Vabbè, si mette un po' di silicone sulla cornice, guarda. Anche un po' di più, anche un po'. No, di no, più, basta poco, perché sennò ti imbrogli tutte le mani e poi? Diventa. E poi si mettono i bottoncini. E a caso, non bisogna fare una cosa ordinata, perché sono brutte le cose ordinate, bisogna fare del caos. È una camicia di legno, giusto? Una camicia di? Di legno. Ah, che spiritoso che sei, veramente un pazzerello. Ecco la camicia di bottoni, mi hai fatto mai, ma Bastiano! Insomma, alla fine la si copre, come andiamo a far rivedere il pezzo fantastico finito della mia collezione. Bellissimo, e ma quello in mezzo? Quello in mezzo è un personaggio, ho fatto una gallina con fatto gli occhi. Di cartoncino. No, dipinto anche questo. Ah, dipinto. Sì, si dipinge anche questo qui e poi dopo sei il nuovo Botticelli, sai chi era Botticelli? Sì. Uno molto grande. Era uno che aveva un sacco di bottiglie. Esatto, bravo, Botticelli. Che battutone! Allora, e poi qua dentro adesso voglio dire, non è che bisogna per forza dipingerci, si può, una volta che uno ha una bella cornice importante, si può mettere dentro quello che si vuole. Per esempio, si potrebbero attaccare la prima cicca che ho mangiato nel 1918. Ecco, con una bella cornice il quadro risalta. Devo bellissimo, dire che... è contemporaneo, purtroppo dobbiamo salutare. No, aspetta, perché copriti alla sera, perché sennò prendi la tosse.
Sì, hai ragione, perché sennò può essere anche bello con qualsiasi cosa da appiccicarci, insomma, voglio dire, questo chiave, il primo palloncino che... Ciao ciao Pitu! No, vai! Ciao, alla prossima! Vabbè, ok, ciao, alla prossima! Vattene, 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 vattene!